puntata di oggi dedicata al rione di Passo Varano. Io mi sto recando all'appuntamento con il mio cicerone, accompagnato da un meteo nebbioso. Il cicerone che mi ha scritto dandomi appuntamento presso il bar Marco, con un déjà vu riguardo la puntata di Tavernelle, dove Valerio ci servirà la colazione e dove il mio cicerone si è offerto di pagarmela. Quindi è uno switch importante nel progetto, perché se è vero che ai primi ciceroni la colazione la offrivo io, adesso sta succedendo il contrario, quindi si aprono interessanti prospettive per il futuro. Potrò vivere di rendita sbaffando le colazioni ai ciceroni di tutta la provincia. Perfetto, offerto. Come detto, siamo a Passo Varano per la puntata di oggi e do il benvenuto al mio cicerone che ho cercato di fare un allenamento tricologico, che è il mio amico Andrea, che ci guiderà per questo quartiere. Andrea, che oltre ad essere un mio vecchissimo amico, perché ci conosciamo da 30 anni, è uno dei frequentatori storici di questo quartiere, perché è di Passo Varano da generazioni, anche se poi con la nuova edilizia si è spostato di 500 metri, sì, quindi esatto, ufficialmente è Brecce Bianche, però... Siamo qui davanti al cartello Passo Varano, con lo scritto località di Ancona. Il cartello precedente, il vecchio cartello, era Passo Varano, frazione di Ancona, perché il quartiere è diventato un quartiere, boh, negli ultimi 15 anni, 20 anni, effettivamente lo possiamo chiamare rione. Prima era una frazione. Era completamente staccata da Ancona. Esattamente, 10 case, prima era una strada, questa... che congiungeva Passo Varano alle Tavernelle, una strada di campagna senza illuminazione, quindi... Passo Varano perché è il passo dalla città, Varano, dalla città. Ma c'era la stazione col passaggio a livello, adesso c'è un sottopassaggio, si passava dal passaggio a livello e si arrivava dall'altra parte, dove o si andava per Varano Portonovo o si andava a destra verso gli Angeli, lo stadio, dove però non c'era lo stadio, quindi c'era solo la strada che portava agli Angeli, che saliva sul salitore. Secondo me Marco mi ha scelto, oltre che per amicizia, anche perché secondo me non trovava nessuno, proprio perché Passo Varano 50 abitanti, tutti di una certa età. Io ero qui perché i miei nonni hanno sempre vissuto a Passo Varano, quindi mi ci portavano i miei genitori che lavoravano, però era un quartiere, ecco, sostanzialmente di persone di una certa età. Adesso non so se perché ho la memoria selettiva, solo tre ragazze dell'età mia che stavano qui a Passo Varano, l'unico che... ragazzo che stava qui, quindi Marco non ha trovato nessun altro, quindi per quello ci sono io. Diciamo, solo diciamo per quello, sia. Esattamente. Siamo umili. Essendo una frazione, essendo veramente, adesso sembra assunto dirlo, ma distante da Ancona, cioè Passo Varano era proprio fuori, era autosufficiente. Qui c'era tutto, era autonomo, un ecosistema a sé stante. E c'era la parrucchiera, parrucchiera Maria, perché ovviamente non è salone, parrucchiera Maria. Dove c'è sta pensilina c'era la taverna Mariolì. Una taverna dove si mangiava da Mariolì. A fianco c'era la banca, c'era pure la banca. La banca d'Ancona, l'agenzia 1, la prima agenzia, che adesso sta a fianco a Moroni, alla Ferramenta. Di fronte, qui dove c'è il tabacchi, l'alimentari. La bottega del quartiere. La bottega del quartiere, quindi c'avevi, cioè, 10 case, c'era tutto. Passava l'autobus, c'era solo il 43 e andava poi su Varano. La particolarità di queste case una volta, questa era l'ingresso a casa di mia nonna, qui siccome i palazzi sono tutti attaccati, te c'hai un ingresso unico e poi c'avevi destra e sinistra, entravi o in un palazzo o nell'altro, c'è la scala, sono tutti così, c'è la scala in mezzo, palazzo a destra, palazzo a sinistra. Il vicino del minore, che si chiamava Marino, qui c'era una panchina di a muro, attaccata a muro, e lui praticamente passava le giornate qui seduto con la sua bicicletta, che poi ogni tanto prendeva e ci montava a cavallo, sai, quando te lanci così, per andare alla bersagliera per andare verso la campagna, la sua campagna a Ponte Rosso, che era praticamente 100 metri più giù alla fine del paese. Allora, qui siamo all'ingresso delle vecchie scuole elementari nonché asilo, ci avranno 80 anni perché mio padre ha fatto l'elementare qui, quindi intorno agli anni 80 le elementari sono state chiuse. Hanno costruito qui dietro un nuovo asilo, che è tuttora funzionante, sì, su per la salita. Su per la salita, e in realtà adesso è diventato indispensabile, ho fatto tutta la nuova espansione che ha subito il quartiere, che adesso è diventato, diciamo, un rione. Perché Passo Varano, poi Tavernelle si è espansa, Brecce Bianche è scesa giù nella vallata,
Ponte Rosso, Ponte Rosso si è allargato di qua, quindi alla fine Passo Varano, che era completamente un'isola, è diventata integrata nel tessuto. Esatto. Qui non esistevano cognomi, qui eri o il figlio o il nipote di qualcuno. Io ero il nipote di Tina, che era temuta da tutti quanti, perché qui c'è, poi non so se dopo lo vedremo, c'è un campo da calcetto. Te qui sei il nipote di una che bucava i palloni. Esatto. Abbiamo vincitore. Esatto, ma ve la racconto. Non solo minacciava di bucare i palloni, in realtà li prendeva e io c'avevo in cameretta una spasa dei palloni, a un certo punto mi facevano giocare solo perché ero un nipote di Tina. Si giocava con delle balaustre che vedete avanti 20 cm, quindi il pallone andava sempre a finistrada e ogni tanto quando beccava qualche macchina che passava, poi era un fuggi. Alex Magini, esattamente. Quindi anche qui c'è si puliva le scarpe. Tutto sto verde non c'era, era più fango che verde. Non c'era niente, era tutto terriccio, quindi quelle erano le famose balaustre alte 20 cm. Le porte erano gli alberi, di qua e di là. Mia nonna abitava lì e quindi eccolo lì, il pallone comandava, era mio, grazie. Non tornava. Poi hanno fatto questo campo da calcetto più o meno nel periodo in cui hanno costruito le case, le famose case gialle di via Mestri del Lavoro. E quello è stato un po' un punto di svolta per il quartiere, perché fino a quel periodo, ripeto, era un circolo chiuso, tutti si conoscevano, tutti quanti avevano le chiavi sulla porta d'ingresso. Quando hanno fatto quelle case, quindi parliamo di intorno all'85, è cominciata ad arrivare gente nuova, gente da fuori, è stata aperta la strada che portava là, che collegava. Quelli del posto un po', insomma, si sono un po', diciamo, risentiti un po' dello straniero che arrivava, le case popolari, l'invasione. Dicevano, quindi mi ricordo mia nonna, ma anche gli altri, attenta, quelli lì. Poi c'era un gruppo di ragazzi più grandi di me, io c'avevo avuto 10-12 anni, che abitavano là, che avevano trovato e facevano come punto di ritrovo quelle panchine. Andiamo là. Però era proprio un gruppetto da non frequentare, da non vedere. Se giocavi a calcetto qui arrivava il pallone sempre, mi scusi. Del lei, del voi. Era un po'... sembrava chissà quanto grandi, in realtà. Timore reverenziale. Esatto, oppure ecco, mia nonna, con quelli non ci andà, non ci parla, sta attento. Sì. È stato un trauma per chi abitava qui, è stato un trauma. E sempre parlando di palloni calcetto, mia nonna li rubava dalla parte di qua, palloni che andava a finire dall'altra parte, e c'era sto fantomatico vecchio che sembra che gli bucasse, cattivissimo. Era una tenaia, fra sua nonna di qua e il vecchio di là, esatto, il campo peggio non poteva essere posizionato. C'era un gruppetto di ragazzi che c'aveva un contenzioso con quelli dei Brecce Bianche, quindi tutti i vari Igor Frascaroli, Simone Moccheggiani, Davide Forgione, avevamo messo in piedi una specie di derby Brecce Bianche e Passo Varano. E quando Passo Varano andò a Brecce Bianche in trasferta, cioè 500 metri più su, vinse proprio a mani basse, e per la gara di ritorno quelli dei Brecce Bianche assoldarono a Giorgio Giampieri, che era un goleador. Quindi qua giù a Passo Varano la partita era un po' più tirata. Naspi subì un fallo, Cristiano Naspi, e fece un gesto di reazione dando uno schiaffo a uno di questi qui del Passo Varano, che si alzò in piedi e disse: non lo dovevi fare. Queste parole riecheggiarono su tutto il rione, è partita una zuffa, e questo qui dello schiaffo era uno che era grosso come me, con i capelli lunghi, era un vichingo con la barba, cioè c'era 15 anni ma era enorme, e noi, non sapendo come si chiamasse, l'avevamo soprannominato l'uomo de Neanderthal. E quando arrivò la cartolina militare a Naspi, volta arrivava, che doveva partire militare, Naspi si presenta alla stazione convocato insieme a lui l'uomo de Neanderthal. Quindi dopo sono diventati amici? Dopo sono diventati amici, dopo... ovviamente hanno fatto il care insieme, quindi dopo si è sbollito, quindi niente, salutiamo anche l'uomo de Neanderthal, che purtroppo non so come si chiama, no? Chi si riconosce? Che è questa la sala? Sì, perché il vecchio dopo la cooperativa, dopo lavoro, combo ciofila, detta dai locali la sala. Lo sai che anche a Tavernelle il dopo lavoro era chiamato la sala, ma tanto quindi evidentemente che... era uno slang. Che invece mio nonno, appena scattavano le due, usciva da casa, salutava e veniva alla sala fino alla sera alle 8 che non chiudeva. Okay. Le donne vietato, ma anche i bambini in teoria no, però ecco, essendo io il nipote, quindi sin da piccolo ho visto cosa c'era dentro questo luogo scuro. E c'era sostanzialmente un bar, c'era la bocciofila, due campi da bocce, una sala da biliardo, una sala con buona trentina di tavolini dove giocavano a carte e dove la bestemmia regnava sovrana. Il lavatoio, ho letto che una volta era un pozzo. Allora, questo era un pozzo. Era funzionante una volta, fino a 10 anni fa era funzionante almeno. E lì c'è lavatoio perché una volta c'erano, non ricordo, tutto intorno sul perimetro c'erano i lavandini dove si lavavano i panni,
l'acqua veniva presa da quello che è un pozzo, c'era lì la questa qua che si girava, girava a calcio, poi venivi qui, giravi questa, andavi e lì veniva giù l'acqua, veniva giù, se vedi il diametro del tubo, insomma veniva giù parecchia acqua, facevi la doccia più che sciacquate. Qui dietro c'era una fontanella che hanno messo dopo, c'era sicuro il rubinetto, ma non si usava mai, si continuava a usare sto pozzo con l'acqua che girava. Questo poi si è buttato nell'aspio. Sì. C'ha la confluenza esattamente dove le ex terme dell'Aspio, lì confluisce, perché questo raccoglie l'acqua dal versante di Varano, dal versante di Brecce Bianche, di Monte d'Ago, diciamo, passa sotto Ciavattini, infatti Ciavattini pure c'ha un pozzo che irriga con quest'acqua qui. Allora, questo è il panettone. Questo è un panettone. Panettone che fa parte del complesso sportivo, stadio, palazzetto, eccetera, eccetera, quindi hanno costruito anche il panettone in quegli anni. Col teatro sopra, esatto, la palestra sotto. C'è anche Stacchiotti qui, facendo un po' di pubblicità. Il famoso padre di Stacchiotti era tu qui. Adesso in teoria era qui, che se non mi ricordo male, poi sono ristrutturato, adesso c'è un punto vendita lì. Però qui nasce, è nato il famoso padre Stacchiotti. Sempre col fatto che qui ti conoscevano tutti, ci avevo accesso anche alla stazione, quindi alle varie manopole che alzavano, abbassavano i passaggi a livelli, anche se, e poi ovviamente adesso c'è il sottopassaggio, al tempo si passava in mezzo ai binari, certo. Non è che c'era... Sottopassaggio che hanno costruito quando è arrivato lo stadio. Quando è arrivato lo stadio, e qui c'è stata la seconda svolta che è stata nel 92 lo stadio. L'inaugurazione a dicembre con l'Inter, vittoria 3-0, ma ricordo nonostante sono interista, penso l'unica volta che ho esultato per la sconfitta dell'Inter. E qui era una bolgia, cioè da quel punto in poi, quando ancora ha fatto la Serie A, sempre per mandare fuori le teste ai vecchi, Passovarano la domenica era diventata una roba. E c'è lo stadio... che poi al tempo non era neanche finito. No, c'era la curva in costruzione. C'era la curva in costruzione, la curva nord era in curva sud praticamente. Sì. La terra con i portoghesi che si affacciava per vedere la partita. Ufficialmente conta come Passovarano, quindi rientra... Sì, diciamo che è la fine di Passovarano proprio, l'avevamo posto... E qui è... ovviamente non possono mandare i saluti ai tre creatori del Santa Monica, che erano Simone Bartola, Cristian Dolcini e Diego Bellardinelli, che hanno aperto questo locale che per anni è stato un punto di ritrovo. Il quartiere Passovarano include anche questa zona nuova che è tutta la cittadella sportiva, quindi lo stadio del Conero, il palazzetto Pala Rossini. Dal 92, quindi siamo in piena fascia temporale che interessa al progetto Anconopoli, quindi era doveroso fare qui un salto in questa zona. Era doveroso un saluto al glorioso del Conero. Questa curva qui non c'era ancora, era tutto in costruzione qui. Doveroso chiudere la puntata di Passovarano proprio con alle spalle la storica curva nord dello stadio del Conero. Ricordiamo, prima partita disputata contro l'Inter, ultima partita disputata contro il Modena due giorni fa. E chiudiamo qui il nostro Anconopoli di oggi. Ringraziamo Andrea. Grazie Marco, è stato un piacere, divertentissimo soprattutto. Alla prossima puntata. Ciao. Buono. Pala Rossini. Soffiato. Ho fatto 50, 10 metri. 50 soffiato già, mamma mia, che finaccia. Vabbè.